ringrazio davvero, ringrazio il professor Botto che, come avete visto, cercando con le parole finali di commuovermi, dice: se si commuove è più rapido di quanto già di solito non sia. Sarò costretto, e chiedo scusa, a essere rapido per un concomitante impegno che è arrivato dopo, perché la programmazione della Summer School è sempre molto efficace, molto efficiente, fatta per tempo, ma devo essere di là, quindi sarò davvero breve nelle mie considerazioni. Non potevo però mancare, non solo e non tanto per le ragioni già indicate dal professor Botto, ma perché la partecipazione alla mattinata conclusiva dei corsi della Summer School è per me motivo di soddisfazione, non tanto perché siamo arrivati al sesto anno, ma perché personalmente resto convinto che questo sia per l'università, per il Movimento Cristiano Lavoratori, un momento culturalmente importante, e importante soprattutto su quell'aspetto che sarà sempre più decisivo per il Paese, che è, chiamiamola educazione, chiamiamola formazione, chiamiamola come vogliamo, dei giovani. Quindi questo credo sia una grande innovazione del Movimento Cristiano Lavoratori, di cui bisogna dare atto e a cui la Cattolica credo rispose e continua a rispondere prontamente. Le mie considerazioni sono sul titolo di questo nostro incontro, e davvero mi scuso con gli altri relatori se, contrariamente alle mie abitudini, poi non potrò ascoltare. Titolo della tavola rotonda che opportunamente replica il titolo complessivo del corso che i corsisti qui presenti hanno tenuto in questi giorni, cioè ripensare i beni comuni. Ripensare sembra molto, molto bottiano, diciamo così, molto filosofico, no? Ma ovviamente tutti noi sappiamo che il ripensare è un pensare ripartendo dalle radici delle grandi questioni, avendo in mente che ogni pensiero, se davvero vuole essere un pensiero utile e fecondo, per dir così, poi deve concretarsi in azione. Quindi è un ripensare per, in questa nostra stagione, cercare di a breve ricostruire e al tempo stesso costruire. Ricostruire e costruire che cosa dopo questi anni faticosi che abbiamo attraversato? E qui opportunamente il corso e oggi la tavola rotonda concentra la nostra attenzione, richiama la nostra attenzione sui beni comuni. E opportunamente nelle lezioni in cui si è articolato il corso, i beni comuni sono stati posti, se ben intendo l'indice delle lezioni che è fornito nel piano di lavoro, con le grandi questioni che abbiamo davanti: beni comuni e sviluppo, l'alimentazione e il cibo come bene comune, la sicurezza anche nell'alimentazione, molti dei temi che appunto sono, e dirò su questo il mio pensiero alla fine, al centro, il cuore di Expo 2015. Ma accanto a questo ripensare che ci richiama alla necessità oggi di ricostruire e costruire, certamente l'elemento forte di questo titolo è i beni comuni. Allora qui chiedo scusa se per i primi 5 minuti infliggo ai corsisti, che non se l'aspettano, forse un supplemento di noiosissima lezione accademica, ma è solo per, sicuramente l'avete già fatto, ma forse è opportuno una specie di sintesi, o una volta si chiamavano i bignamini, anche se non ci sono più, perché quando noi pensiamo ai beni comuni, immediatamente ci viene alla mente il bene comune, che è formula molto più in uso, no? Da sempre, almeno da San Tommaso, è il bene comune, quindi il singolare. E i beni comuni potremmo approssimativamente intenderli come specificazione di questo bene comune, no? I beni comuni sono una specificazione, una determinazione del bene comune, però già così hanno dentro di sé un valore alto, un valore nobile, no? Proprio perché strettamente connessi a quel bene comune che non è formula retorica o parola passepartout, ma più passano gli anni di questa appunto infinita apparentemente crisi, più ci rendiamo conto che senza bene comune le grandi collettività non vanno da nessuna parte, cioè al massimo gestiscono il presente, magari lo gestiscono frettolosamente, ma gestiscono solo il presente se non c'è un orizzonte segnato dal bene comune. Ma questi beni comuni quando cominciano ad attirare l'attenzione degli studiosi? E qui, come sempre succede, come è utile talvolta fare,
considerare l'andamento di alcune discipline, i temi principali di alcune discipline, anche in relazione a quello che è la trasformazione economico, sociale, politica di un sistema, importante perché fa capire meglio che anche gli studiosi non si svegliano la mattina con qualche tema astratto da considerare. E allora, pur con qualche imprecisione, ma recupero alcuni aspetti su cui forse si è fermata l'attenzione dei docenti che hanno tenuto il corso. Di beni comuni, soprattutto sul versante degli studi economici, si intensifica o si concentra l'attenzione negli anni, a partire dagli anni 60 del secolo scorso, tant'è che qualcuno dei primi studiosi di beni comuni, chiamati però nella letteratura, nasce in America, anche beni pubblici e beni collettivi, con una oscillazione terminologica che non è del tutto innocente, ma la prendiamo per buona senza in questo momento fare troppe distinzioni concettuali. Dicevo, tant'è che qualcuno di questi primi studiosi di beni collettivi, beni pubblici, beni comuni, addirittura gli viene conferito il premio Nobel, no? Quindi tanto in importanza di questo tema. Ma che cosa caratterizza il bene comune, i beni comuni al plurale? Vedendo le caratteristiche si comprende meglio perché siano importanti. Un bene pubblico, un bene collettivo è, dicono gli studiosi, un qualsiasi bene tale che nel momento in cui qualcuno di noi, qualche individuo appartenente a un gruppo, lo fruisce e lo utilizza, dice la definizione, diventa impossibile, ma il tema è: diventa impossibile perché? Diventa impossibile in qual modo? Impedire che anche gli altri ne abbiano accesso. Quindi io utilizzo, fruisco un bene pubblico e non posso impedire che anche il professor Botto lo utilizzi e lo fruisca, al di là del fatto che il professor Botto lo paghi o non lo paghi. Questo è il tema importante, tant'è che una delle figure, quando studiavo queste cose, ho fatto un po' di difficoltà a capire chi era questo free rider, no? Che viene in genere sempre messo, soprattutto nella letteratura, quella vecchia. Quindi anche coloro che non acquistano, non pagano perché non vogliono, perché non possono acquistare o pagare l'accesso a un bene, non possono tuttavia esserne chiamati fuori. Da qui i due caratteri che sempre vengono sottolineati dagli studiosi rispetto ai beni pubblici, beni collettivi: il carattere della non divisibilità, quindi il consumo di una unità di quel bene non impedisce il consumo di un altro, e la non escludibilità, cioè l'impossibilità di escludere gli altri addebitandogli, per esempio, dei costi, rendendogli impossibile la fruizione. Però attenzione, anche se gli studiosi, alcuni l'hanno fatto, altri non sempre lo fanno, anche se appunto non sempre viene fatto, il riferimento è non a un individuo che vive nell'iperuranio, ma è il riferimento a un individuo che è membro o appartiene a un gruppo. Quindi il bene pubblico collettivo è certo il rapporto, la persona che lo fruisce, che è però appartenente a un gruppo. E quindi quale sia questo gruppo, soprattutto quale sia la dimensione di questo gruppo, è un gruppo ristretto al limite due persone che fruiscono di un bene collettivo, è un gruppo largo, un'associazione come la vostra, un'intera collettività, la nazione, o più difficile da definire, ma è quello che ci interessa soprattutto rispetto a Expo 2015, e lo richiamava bene Botto, l'intera umanità, il genere umano. Quindi qual è il gruppo a cui si appartiene, il gruppo a cui appartiene colui che fruisce di un bene collettivo? E attenzione che questo è importante, perché un bene può essere considerato come collettivo, un bene pubblico, con riferimento a un certo gruppo, e però lo stesso bene può essere, rispetto a un altro gruppo, considerato come privato. Quindi non è che in natura un bene di solito è considerato come bene collettivo o bene pubblico. Dire c'è un fondamento culturale a questa natura politica dei beni comuni significa dire che Expo dovrebbe essere un po' per tutte, diciamo, le nazioni o per tutti i popoli del mondo, del sistema globale, ma soprattutto per i popoli, le collettività, l'elite, le classi dirigenti, i giovani
dell'Europa e probabilmente dell'intero Occidente, un davvero momento essenziale nel, ecco il mio punto conclusivo, ma è quello che ritengo il più importante, nel pensare che visione abbiamo noi oggi dell'uomo. Quindi il fondamento culturale che sta alla base dei beni comuni è, per scomodare una parola un po' grossa, una antropologia che l'Europa, nelle sue classi dirigenti, anche nei suoi docenti, solo l'Occidente, ha un po' perso. Se noi ci chiediamo oggi di che antropologia abbiamo bisogno, di che visione dell'uomo abbiamo bisogno, il professor Bottolo lo accennava, lo richiamava molto bene, ma credo che questo sia il tema. Cioè, certamente noi abbiamo, lo abbiamo soprattutto come cattolici, una antropologia dalle radici ovviamente antichissime, molte di queste radici sono nel Vangelo stesso, ma poi sono in tutta la storia del cattolicesimo, ma è anche vero che lungo tutti i secoli l'antropologia cristiana non è mai stata immobile, autocompiaciuta di se stessa, no? Ma ha sempre risposto alle sfide che i vari momenti della storia portavano, un'antropologia che ha sempre alzato, ha sempre cercato di alzare il suo livello, no? Pensate a tutta l'antropologia cristiana anche nella cosiddetta età della modernità, con tutte le grandi sfide della modernità. E allora a me pare, e qui chiudo le mie rapide osservazioni, che se davvero abbiamo bisogno di pensare Expo e dentro Expo i beni comuni con una visione dell'uomo, ci siano almeno due dimensioni fondamentali, ancorché fra loro strettamente collegate. La prima dimensione fondamentale è certamente quella dell'individuo, se vogliamo adoperare un termine correntemente più laico, o della persona. Ogni persona oggi, ognuno di noi, certamente si trova in una posizione, diciamo così, un po' meno comoda di qualche anno fa, se abbiamo un'età che ha passato i 20, se come la maggior parte dei presenti si è sui 20, si accorge che comunque l'essere individuo, l'essere persona in rapporto col mondo esterno o dentro un certo ambiente porta a galla crescenti difficoltà, porta a galla quello che molti considerano le frammentazioni che già stanno all'interno dell'individuo. Quindi c'è la dimensione individuale o personale di questa visione dell'uomo di cui abbiamo bisogno. Ma è collegata, ed è forse l'aspetto più importante, alla dimensione dei legami del gruppo in cui si è. E questo credo sia un tema importante, ho insistito all'inizio, nella parte più noiosa, sul certo noi fruiamo dei beni pubblici in quanto apparteniamo a un gruppo, a una collettività, a, scomodo adesso il termine che ritengo più importante, a un'associazione o una comunità. Ecco, io credo che la stanchezza, se vogliamo chiamarla così, copiando un termine appropriato riferito all'Europa, ma è la stanchezza anche del pensiero europeo, ma anche dell'agire europeo, nelle forme di azione collettiva europea, questa stanchezza, quella che qualche laico tempo fa chiamava la malinconia dell'Europa, ha questa ragione qui. Non riusciamo più a far capire, ma soprattutto non riusciamo più a vivere con intensità i legami associativi, che poi diventano legami comunitari, ma è solo dai legami associativi, è solo dal legame comunitario che viene, resta stabile, forte il senso di appartenenza, il senso di identità. Io credo allora che in questa visione dell'uomo richiamata dal professor Botto, in questa antropologia che è, se non mi sbaglio, il cuore di Expo, queste due dimensioni siano davvero quelle più rilevanti. E allora il ricostruire, da cui sono partito, il ricostruire e il costruire necessario anche politicamente in questa fase nostra, in questa fase del paese, un ricostruire e un costruire che ha bisogno, prima ancora un ripensare, quindi un'azione culturale, credo che la questione del legame associativo, di che cosa siano dentro collettività che conosciamo bene, la nazione, ma dentro anche collettività in fieri, l'Europa, dentro collettività ricche di fratture e ineguaglianze, il sistema globale, è proprio il partire qual è il mio senso di appartenenza, qual è il mio ruolo dentro una società. E penso allora che
ma davvero qui chiudo con un augurio, un auspicio, che questi siano un po' i temi da considerare, direi l'occasione, le occasioni per considerare possono essere davvero molte. Quella della Summer School ormai è diventata un'occasione canonica e sul botto ha, come sanno i corsisti, un altissimo senso ironico, quindi io con lui ho sempre avuto delle modalità di rapporto anche ironico, lo faccio affettuosamente e amichevolmente. Infatti dicevo, anche quando è iniziato la Summer School, oltre che la autorevolissima direzione del centro di dottrina sociale, dico: professor Botto, tu corri troppo, no? Perché è uno che ha fretta, quasi più fretta di altri. Dico, un attimo. Direi che però i tempi del professor Botto sono stati quelli giusti, e quindi senza precipitazioni, senza la fretta dell'emergenza, mi pare che, essendo questa la sesta edizione della Summer School, sia già il momento di pensare a quella del decennio, perché così c'hai 4 anni che si riesce a organizzare. Intanto che si faranno i festeggiamenti del decennio, probabilmente occorrerà che anche il presidente Costali, che anche lui ogni tanto è un po' lento, pensi qualche altra pensi qualche altra iniziativa che vada davvero in questa direzione. Quindi rafforziamo il più possibile la forza dell'associazione e facciamo in modo che ogni associazione, a partire da questa e a partire dai più giovani, dia davvero il suo contributo, ma di autentica novità, al domani del Paese. Grazie.